Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelin Crantuno Svinaz, ma 11 Go Chronostone Stuono? Signore, iniziamo subito! Credo che lei abbia con sottovalutato la Raimon. Animata? Che merquile! Mi sorprende, questo non è da lei. Ah sì? I preparativi tanto sono qua ultimati. Arrivano personaggi. Continua. Questo mi fa sempre schifo con quella barba che esce. Un gruppo imbattibile che ho creato io per l'occasione. Ah! Arex, preparati. La tua missione comincia ora. Ricevuto. Ah, questo c'è anche nel a termine la nostra missione in accordo con il piano 13. Io non so chi devo mettere come nemico. Datemi un indizio, per favore. Abbiamo battuto la zona Dark Domain, ma non abbiamo ristabilito la linea temporale originaria del calcio e dell'allenatore Ivans. Qui c'è lo zampino della Eldorado. Ne sono certo. Anche se la zona Dark Domain non è una loro squadra ufficiale. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Datemi un punto di riferimento. Chi è il nemico ora? Se avessimo qualche possibilità di sconfiggere adesso, potremmo viaggiare nel futuro e affrontarli. Cosa? Viaggiare nel futuro? Beh, sì, perché no? Non abbiamo scelta. Per salvare l'allenatore Ivans e il calcio, dobbiamo battere la Eldorado e annullare le loro modifiche storiche. Occorrerà diventare più forti della squadra definitiva della Eldorado, altrimenti non avremo speranze. Squadra definitiva? Vuoi dire che hanno una squadra ancora più forte di quelle che abbiamo affrontato? Parble. Mi rincresce dirvelo, ma la squadra definitiva della Eldorado è di gran lunga migliore della Zanark Domain e della Protocollo Omega. Questa terribile compagine si chiama Squadra Perfetta. Il nome è invero tutto un programma. Che poi io avevo chiamato Squadra Perfetta la squadra degli 11 giocatori formata da David Ivans, ovvero quella invincibile. Però uno mi ha detto nei commenti, guarda Andrea, che la squadra perfetta è un'altra, quindi è meglio se la chiami invincibile. Infatti poi ho cambiato tutto quanto. Spoileroni, però vabbè, dai. E arriva anche il professore. Scusatemi, non v'è nulla da ridere. Anzi, ci siamo cacciati in un ginepraio dal quale sarà molto arduo uscire. Infatti, cosa ginepraio? Parla bene. So cosa vuol dire, però. Capitolo 8. Un'avventura preistorica. È facilissimo intuire chi verrà in squadra quest'oggi. Forse quest'oggi no, però nel prossimo episodio sicuramente. Vedremo se poi in questo una mezz'oretta ce la facciamo, spero. Ti spieghi meglio, professore? Beh, a quanto pare l'Eldorado ha già inviato la squadra perfetta ad affrontarci. Che bello. In realtà la nostra vittoria sulla Zanark Domain ha solo ottenuto l'effetto indesiderato di porre le nostre nemesi in stato di allerta. La squadra perfetta sta a tutti gli effetti prevenendo qualsiasi modifica all'interruzione che ha causato la legge che vieta il calcio. Ah. Quindi ci sta dicendo che l'unico modo per salvare il calcio è battere la squadra perfetta? Dovete comprendere che la squadra perfetta espande avanti a tutte le formazioni che avete affrontato sino ad ora. Il suo allenatore, Shimmer? Penso si chiama Shimmer. Shimmer Gill ha addestrato i giocatori in ogni aspetto del gioco. Più che una squadra è un plutone infallibile. Anche la Ogre doveva essere una squadra imbattibile. Un plutone da guerra era, infatti. Erano militari. Però a quanto pare no, non hanno fatto granché. Ogni aspetto del gioco. Professore, ma che tipo di squadra è? Neanche a farla apposta. Voi non dovete chiamarlo, né professore né Cryptix, non dovete dire nulla. Fate solo domande, sennò quello scompare. Appena sente il nome, si dilegua. Qui si fa sul serio, ragazzi. Ci troveremo di fronte a un avversario di calibro superiore. Dovrete dare tutti il 110%. Come se finora avessimo battuto la fiacca. Jade! Scontrosa come sempre. Che rompina. Dunque. Statemi a sentire, squadra invincibile. Avete altri due obiettivi. Il settimo fuori classe. Un difensore volante che controlla le correnti e domina i cieli. E l'ottavo. Un centrocampista dinamico che conosce il passato e sa squarciare gli ostacoli con le unghie e con i denti. In altre parole, ci serviranno dei dinosauri. Fatemi indovinare. Dunque, abbiamo quasi tutti quanti fatto il Miximax. Se lo fanno tutti mancherebbero Goldie e anche Fei. Quindi, o questa volta facciamo Goldie o Fei. Oppure, dalle intro, si vede che un ragazzino
quello preistorico, comunque sia, che sta lì, che non mi ricordo neanche come si chiama, pensa un po'. Ha lui un Miximax, si vede dalla intro di Fiamma, se non sbaglio, mi sembra. Mentre Fei si vede chiaramente il suo spirito guerriero, quindi un altro Miximax per lui. Però Fei è centrocampista. E se non sbaglio il ragazzino preistorico è un difensore, dovrebbe essere. Non lo so, non mi ricordo di preciso, però mi sa che stavolta tocca a Fei Miximax. No, Max Fei già ce l'ha, quindi un altro ancora. Fei già ha un dinosauro come Miximax. A chi tocca allora? Al ragazzino preistorico allora, sicuramente. Dinosauri, vuoi dire i bestioni preistorici? Quindi la squadra invincibile non è nemmeno interamente umana. In effetti, no, sempre dalla intro di Fiamma si vede questo ragazzino che è un robot, il capitano di quella squadra. Sembra un robot, più o meno. Cioè, che genialata, i dinosauri sono tosti. Ah, siamo oltre l'assurdo, ci rinuncio. Chissà di quale dinosauri si tratta, sarà uno spinosauro o un iguanodonte? Io faccio il tifo per lo pterodattilo. E ci vuole un ragazzo che sa volare, quindi lo pterodattilo è quello che prima ti viene in mente. Credo di non averti mai visto così emozionato, JP. Ah, cos'è questa mania per i dinosauri? Che buttato, Jade! Non c'è niente di più emozionante dei dinosauri. Ah. Statemi a sentire e vi spiegherò perché i dinosauri sono così speciali. Perché non esistono! No, penso che siano esistiti, ma non si sa. Molte riproduzioni che troviamo nei musei sono finte. E alcuni musei sono anche stati smascherati. Dov'è? Ecco, smascherati. Per queste riproduzioni false, però alcuni sembrano veramente reperti storici, anche se a volte incompleti, ma... I dinosauri comparvero sul nostro pianeta circa 200 milioni di anni fa. Dopo essersi evoluti un po', diverse specie iniziarono a popolare la terraferma, il mare e persino l'aria. Inoltre, riuscirono a dominare l'intero pianeta per altri 160 milioni di anni. Chapeau! 160 milioni di anni? Non riesco neanche a immaginare un periodo così lungo. Poi all'improvviso scomparvero, alla fine del periodo Cretaceo, quindi più o meno 65 milioni di anni fa. Forse furono sterminati da un meteorite o dall'eruzione di un vulcano gigante, non si sa con certezza, è un grande mistero. Sai tutto, JP, non ti facevo così secchione. Beh, Fei ha completato il Miximax con un T-Rex, è già qualcosa, no? Non basta, ci serve l'aura di un essere dal potere ancora più dirompente e brutale. Ah, quindi Fei potrebbe effettivamente fare un altro Miximax più potente. Centrocampista, solo lui. A meno che il ragazzino non sia centrocampista, poi vedremo. In effetti sento che al mio Miximax manca qualcosa. Ma vi viene in mente un dinosauro più feroce di un T-Rex? A me no. Dovrei spermarmi le meningi, non che le abbia al momento. Non abbiamo speranze. E invece ti sbagli. I dinosauri sono ancora avvolti nel mistero. Chi ci dice che non esistessero di ancora più forti di un T-Rex? Credo che ci servirà un cimelio fossile. Ci sono! A Okinawa hanno trovato un sacco di fossili vicino a una scuola. Scommetto che potremmo scoprirne qualcuno anche noi. Non male, professor Giampiardino. Allora, cosa stiamo aspettando? Che non facciano altre battute simili, per favore. Possiamo andare a Okinawa? Una scuola a Okinawa? Oh, non è che andiamo nel periodo... Aspetta, allora, fatemi capire bene. Andiamo subitissimo. Possiamo andare a Okinawa, ma nel passato, nel presente, nel futuro, nel domani? No, così. Presente. Sì, in effetti Okinawa ce l'abbiamo anche nel presente. All'inizio del gioco, quindi... È ottimo. Però sarebbe stato più bello se fosse stata tipo nel passato, ai tempi di Mark Evans. Tipo per i feels, no? Ah, c'è una pietra parallela. Attenzione! Le foto! Bene, ora andiamo. Questo ragazzino non mi vuole sfidare? No, via! Oh, saliamo qui sopra. Che c'è qui? Ah, qui si va avanti. Aspetta, no, io amo esplorare. Voi ormai, se mi seguite da un po' lo sapete. Non più che altro per trovare i bauli, ma per trovare tutto, per vedere l'ar... vedi allora, vedi. Ho dato un'occhiata in giro per non perdermi nessun baule, quindi adesso voglio tornare di qua però, continuare da qua perché... Mi era interessato il fatto che ci fosse una scaletta qui, così. E poi devo anche finire di esplorare quest'area.
Voglio proprio godermi tutto quanto. Ok, da là ci si viene dove siamo stati poco fa. Arion Sherwin, quando eri un marmocchio, ora sei cresciuto. Beh. Ottimo così, allora. Ma addirittura 2G Mart? Ah, buono. Molto interessante. Questo è un allenatore, ma non mi interessa per il momento. Dovrei comprare qualcosa da Viva Penjigo, che comunque sia avrà sicuramente qualcosa di interessante. Ancora navale mi interessava. Il tifone l'ho appena trovato. Grande vortice, grande vortice. Oh, bello, fantastico. Okinawa è bellissima. No, questa Okinawa qui di Inazuma Eleven Go è fantastica. Nulla a che vedere con la Okinawa che abbiamo esplorato negli altri giochi. Ah, sei già nel pieno delle forze. Ma non mi poteva attaccare lì? Vabbè, affrontiamolo. Abbiamo ottenuto un nuovo schema di sfida, base. Mi tocca ricaricare i punti al minimo, anche se ce n'ho tanti. Attenzione, questo è un altro che c'ha le pietre. C'è una pietra e questo ha le carte. With the posy. Eccolo, skipper! Attaccante. Ah, questo è quello che abbiamo appena battuto. Ma skipper quando è che l'ho battuto? Oh, un punto di allenamento. Che ci aumenta qui? Parametro attacco, addirittura. Ah, attraverso il Komainu. Ah, bene, peccato. Ma però, insomma, di due è già qualcosa. Ah, ma questo era il vecchio faro di Okinawa? No, ragazzi, qua, se veramente quello era il faro, qua è cambiato, tutto è cambiato. Ah, quello spero non mi voglia sfidare. Ecco, dobbiamo andare qui, allora. Che cosa c'è qui? Perché c'è lui? Boh, insomma, personaggi che non vediamo spesso, eh. E voilà! Sono sicuro che qui ci aspettano un sacco di fossili! Cosa fate lì impalati? Mettiamoci a scavare! Scommetto che non avete mai visto nessuno scavare così! Sono un martello pneumatico umano! No, fai piano! I fossili sono delicatissimi! Non credo che ti abbia sentito. Cosa state facendo? Proprio, proprio. Non è che i video là ti piaschiaffi, no, Guarda, guarda, Arion, da quanto tempo? Come stai? Oh, signorina Nabayashi, io, vediamo, i fossili. Ce l'avete? E così un fossile vi aiuterebbe a salvare il calcio? Temo di non aver capito nulla di ciò che mi hai detto. Tuttavia, dato che sei tu, vi aiuterò. Seguitemi. E... niente. Quello sta ancora scavando. Ah, non è arrivato. Cercate forse qualcosa del genere? Wow, un fossile vero, grazie mille! Fossile di dinosauro. Un femore? Figurati, Arion. Cioè, se proprio devo dirla tutta, probabilmente non dovrei neanche andare in giro a regalare fossili. Ma qui ne abbiamo a sufficienza, nessuno si accorgerà che ne manca uno. Non in Giappone. Però non lo rompete, d'accordo? D'accordissimo! Beh, è stato meno difficile del previsto. Ora torniamo alla macchina del tempo. Bella questa Okinawa, è molto diversa da quella che abbiamo visitato gli altri Inazuma, eh? Bene, ci meglio in posizione! Periodo Cretaceo, mamma mia che roba, che roba, che roba! Qui troviamo il settimo e l'ottavo giocatore. Il prossimo forse si dovrà andare nel futuro. E ci saranno il nono e il decimo. L'undicesimo è Zanark, quindi... andiamo nel Cretaceo. Allacciate le cinture! Verso il periodo Cretaceo! Andiamo! Ah, allora? Non abbiamo ancora ottenuto una risposta da Valonich. Percepiamo segnali di vita, ma non riusciamo a stabilire dove si trovi. Continuate a cercare. Forse adesso comprende per quale motivo c'ero opposti sin dall'inizio all'impiego di uno squilibrato del genere. Tutto ciò che abbiamo ottenuto è un criminale a piede libero, che non ha neanche riuscito a battere la Raimon. La situazione è delicata. Gil, qual è lo stato della tua missione? La squadra perfetta ha già effettuato il salto temporale, e al momento è sulle tracce della Raimon. Benissimo. Oh, yeah.
periodo cretaceo, circa 68 milioni di anni prima. Magnifico, eccoci qui, siamo tornati indietro nel tempo di 68 milioni di anni. Quest'epoca si chiama periodo cretaceo. Mi sembra un sogno, dove sono i dinosauri? Calma, non possiamo andare a fare due passi come se niente fosse. Già, vestiti così non passeremo certo inosservati. Ha ragione, ci sono bestie affamate ovunque ti giri. Io non ci tengo a fare da spuntino a un velociraptor. Non preoccupatevi ragazzi, ci pensa Wonderbot. Wonderbot non attivato. E quanta scena per premere un pulsante. Avevo in mente qualcosa di diverso. Puoi dirlo forte, mi aspettavo un'armatura o qualcosa del genere, non un sacco. A dire il vero a me piace. Rosy. Beh, sapete come si dice, no? Cretaceo che vai, usanza che trovi. Non lo sapevo. Dai, ma è troppo, Ganzo! Tanto siamo le uniche persone sulla Terra! Cioè, non ci siamo ancora evoluti, giusto? Sì, è corretto, ma... Su, ragazzi, smettetela di lamentarvi. A me piace, fa tanta età della pietra. Giusto. Goldie mi ha tolto le parole di bocca. Forza ora, andiamo a prenderci l'aura di un dinosauro. Vai alla grande pianura. Oh, che bel periodo cretaceo. Non c'è nulla proprio. A parte dei funghi giganti per terra, molto carini, una pietra parallela totalmente a caso, le ragazze mezze nude, che quella è la cosa più importante. Ma soprattutto c'è qualche oggetto? No. Spero che YouTube non mi butti giù il video, perché sennò... per quella battuta stupida. Oh yeah! È magnifico! Guardate quanti dinosauri! Wow! Quello è un triceratopo! E guardate lì, c'è anche un anchilosauro! Anchilo. C'è persino un lamosauro! Siamo davvero nell'era dei dinosauri, non posso crederci! È come un sogno che si avvera! Quello è Nessie. Sì, amico, ma invece hai visto questo bestione qui? Cioè, peserà una tonnellata! Lo sapevo che dovevo portarmi la carne da pesca? Ade, quello non è un pesce, è ciò che viene definito plesiosauro. Ossia, un dinosauro acquatico. Ah, sì? Beh, comunque mi gioco gli scarpini che mi divertiranno ci far pescarlo. Provaci pure, ma a giudicare dalle sue dimensioni e poi sulla griglia ci finisci tu. Non ha tutti torti. Impressionante. Anche a te piacciono i dinosauri, Victor? Beh, Vladimir una volta mi ha portato a vedere una mostra al Museo di Storia Naturale. Tuttavia non avrei mai immaginato di vedere dei dinosauri vivi con i miei occhi. È davvero incredibile. Proprio così. Mi spiace dovervi interrompere, ma non possiamo stare qui ad ammirare la fauna locale tutto il giorno. Torniamo un giorno prima e a posto. Dobbiamo tirare dritto facendo molta, molta attenzione. Un solo passo falso e i dinosauri mangeranno la Raimon per cena. Ecco. Wonderbot, dietro di te. Oh, un dinosauro! Generico. E via! E vabbè! Chi è? Un umano! Questo è Ryu, ragazzo delle caverne. Il figlio di Ryu, per essere più precisi. Non è possibile! L'uomo non esisteva ancora nel periodo cretaceo. Questo lo dici tu. Chi sei tu? Oh, io e Sor. Tu avere problemi con Sor, amico? Tu più che Sor mi sembri un marocchino di quelli che vende collana. Quel coso ha parlato. Quel coso? Io no, coso. Io Sor. No, tu marocchino. Chi? Infatti. Vuol sembrare Sor? Sor, mai visto nessuno che sembrare Sor? Vi prego, ditemi che tutto quanto questo problema è stato creato dai troppi viaggi nel tempo, per favore. Sor felice che esserci animali come Sor.
Ma era un ruggito, che cosa fa? Ti mette a ridere? Danza della pioggia? Tu sei indiano, ma di cosa sei tu? Sor vuole sapere tuo nome. La cosa più interessante è se ci sei solo tu. Come fa a parlare un minimo? Arion. Secondo me la Eldorado è già venuta nel passato. Aridon? Ok. Aridon e amici di Aridon venire a casa di Sor. Su, su. Vabbè, Aridon pure ehi, è bello però. Non così in fretta. Mi chiedo come si chiami in giapponese. Voglio dire, in giapponese è Temma. Come lo traducono Temma? No, vabbè, il dinosauro che vende la roba. No, dai. Ma cosa? No, non ci credo. Aspetta, se questi parlano però è fantastico. È in questi momenti che ci vorrebbe una bicicletta. Gli oggetti nel passato, perché tanto, siccome in Azuma Eleven non è già abbastanza strano. No, ragazzi, che figata. Potrebbe diventare il mio periodo storico preferito in Inazuma Eleven. Guarda che vista è là. I brachiosauri si chiamano quelli? Quelli che hanno il collo lungo lungo. Tipo Piedino, vi ricordate? Qualcuno l'ha mai visto Piedino, a parte me? Dai, sì. Ma quel... No, ragazzi, fantastico. Voglio esplorare tutto. Questo? Ma Ankylosauro, ma ha una mazza al posto della coda. Sì! Ho visto un bel po' di documentari sui dinosauri diversi anni fa. Possiamo aumentare la resistenza? Mi chiedo come. Fammi vedere. Eccellente. Se non era eccellente, che faceva? Mi caricava, mi lanciava per aria? Non lo so. Cioè, sono talmente grandi che non posso neanche parlarci. Vabbè, andiamo direttamente da Sor. Pronti, Sor? Di qua. Vabbè, forse ha quella voce un po' nasale, un po'. Ci provo, ma non garantisco nulla, perché già a fare le altre voci è difficile. Provo a vedere un dottore, perché sennò la gola qua si finisce. Oh, ma si può scendere qui? E che ci sarà mai qui? Un forziere? Carne affumicata! Ah, nuovo! Figo! Ok, qui ci possiamo andare. Mi chiedo cosa ci sarà mai. Ah, lo scrigno d'oro! Fauci giurassiche! Quello che si fa con il Miximax, quindi posso potenziarlo effettivamente. Non ho ancora la chiave d'oro. Va a finire che si trova nelle squadre... Nelle ceste delle squadre che ancora non ho battuto. Sicuramente sarà lì. Ma dopo questo episodio mi dà da fare. Mi alleno un bel po'. Tiro del dinosauro. Pinguino numero 2. Oh. Ma che è qua? Roba da paura. Allora, Sora, dove ci porti? Provo a fare la voce come lui, però. Wow, quel dirupo è altissimo! Se vuoi arrampicare qui, vuoi in valle di animali. Posto super pauroso. Vuoi non andare, se no dinosauro vi ricena. Se non vi dispiace, preferirei eliminare quel luogo dal nostro tour. Ok, vuoi niente valle di animali. Preferiremmo vivere. Siamo fan della vita. Eccolo qua, va. Ma chi è questo? Ah, così, giocatori a caso che ci vogliono sfidare. Ma mo' fanno anche i giri? Guardate lì! Anche nel periodo cretaceo sono davvero ostinati. Rovina proprio l'atmosfera, secondo me. Anche secondo me, JP. Ah no, si è andato a mettere in posizione. Oddio, qui che è sta cosa qui? Ah, servirà sicuramente a qualcosa. Invece qui un altro dinosaurino. Niente? Va bene. Niente, Grogragra fanno versi. Allora, ok, oh wow. Che pianta è? Felce venerabile. Ah, questo vende roba. Allora possiamo provare a comprare da lui. Guanti in montagna. Ah, più presa ma meno tecnica. Vabbè, tecnica meno uno, va bene.
Ho ancora uno scarpini montagna e lo do a Bailong. Perfetto. Possiamo andare avanti ora. Oh no, e mo? Oh, è la persona più agile che abbiamo mai visto. Non sembra neanche umano. Perché mai guardare e basta? Vuoi seguire Sor? Salite come saltare come Sor. Mi prendi in giro? No problema. Sor, amico con testa dura, rompe le roccia grande in tante rocce piccole. Bam bam pom. Vuoi capire? Credo si riferisca a una creatura che dà testate molto potenti. Non vero, un pachycefalosauro. Troviamone uno. Ah, Cranidos! È uguale a Cranidos! Infatti è azzuccata come mossa peculiare. E voilà, un pachycefalosauro ed è anche un bel esemplare. Però, come facciamo a convincerlo ad aiutarci? Sor, fa vedere a voi! Incredibile, parla dinosaurese! Amico, direi che aiutare voi, su! Io sono allibito. E secondo me questa non è neanche la parte più assurda. Secondo me c'è di peggio. Signor Pachycefalosauro, dopo di lei. Sì, sì, va bene, fatti la parte piccoletto. Le ha fatte scomparire! Magia! Ce l'ha fatta! Grazie testa dura, noi ci vedere dopo! Già mi è passata la cosa. Amico di dinosauri, che invidia! Perché invidia? Tu non avere dinosauri? Su, noi andare! No, non ce l'abbiamo i dinosauri. Beh, sarà un po' difficile fargli capire che veniamo dal futuro, eh? Dato che vive in un mondo tutto suo. Aspetta però. Aspetta, a parte la foto che voglio proprio farlo al 100%. Eccolo qua, questo. Niente, non voleva dirmi niente. Allora perché farmi andare lì? Ok, ma... Ah, qui proprio. Pensavo più avanti. Guardate, lì c'è un burrone. Vai, non preoccupare. Vuoi saltare? Bang, facile. Come facile secondo te? Ma anche no, sei pazzo? Arion, se riuscissimo ad abbattere quest'albero potremmo sfruttarlo per passare dall'altra parte. Tornado di fuoco doppia direzione? Ehi, è vero! Magari possiamo chiedere di nuovo aiuto al nostro amico Pachycefalosauro. Idea non buona, testa dura troppo forte, albero fare crack in mille pezzi. Ma non problema! Sora, altro amico con coda grandissima, tippa tap kaplunk! Vuoi capire? Fammici pensare, coda grandissima. Ci sono! Dobbiamo trovare un anchilosauro. Mi tocca ammetterlo, JP, te ne intendi di dinosauri? E l'ho già visto. Intanto ricarichino tattico non mi serve, no. Ma una squadra, cioè posso reclutare dinosauri, mi stai dicendo? Ah! No, dico se potevo reclutare dinosauri. Wow, gioco dell'anno proprio. No, non è questo, devo andare giù. C'è anche la freccia poi. Andre Link, dai. Sveglia. Ammirati un anchilosauro in tutto il suo splendore. Forza, portiamolo al burrone. Magari senza farmi rifare tutta quanta la strada. Come non detto. Pronti, eccoci qui. Dinosauro, a te l'arduo compito. Che bella coda. A lei l'onore, signor anchilosauro. Io starei attento perché quella coda la ondeggia da tutte le parti. Ma è anche intelligente, capisce che deve rompere l'albero. Io non lo so. Sì, ora possiamo passare dall'altra parte. Lì sotto sembra piuttosto vuoto, capitano. Sono sicuro che nel manuale dei Boy Scout c'è scritto di non fare cose del genere. Ti più parlo di mammut quando vai dire topo. Ehi, chiudi il becco, cavernicolo. Casa di Sor da questa parte? Sor, aspetta voi là. Certo che io ammiro davvero doppiatori. Riuscire a fare certe voci è qualcosa di incredibile.
Che c'è qui? Wow! Addirittura due. Una fascia e una carne sugosa, buona. Vediamo un po'. Andiamo. Eccoci. Ah. Quindi qui abiti tu. Carino. Un'altra pietra parallela. Passaggi volanti. Oh. Ma cosa? Capsula di salvataggio? Ora inizio a capire un po' di cose, eh? Interessantissimo! Sarda, vuoi benvenuto? E così, vivi qui da solo? Sarda, no solo, anche papà qui. Vuoi venire a incontrare papà? Papà? Cioè, tuo padre? Oh, papà, sarò a casa! Mi sa che è un dinosauro? Bello. No, fantastico. Wow. Lui, essere papà, Sar. Quello è tuo padre, ma è un dinosauro. Me l'ha detto Arion. Un Quetzalcoatlo. Oh, bello. Un Quetzalcoatlo? Sirion. Quetzalcoatlo, Rioma. Ma come gli viene in mente? Io rimango stupito. Cibo buono, Aridon. Tu mangiare. Grazie, ha un aspetto delizioso. Soprattutto a giudicare da come ti stai abbuffando. Sar, com'è possibile che tu ti trovi qui? Come? Tu chiedere come? Oh. Insomma, tu sei un umano come noi. Non dovresti trovarti in questa era. Sor non capisce. Sor vive da quando Sor nato. Prima piccolo Sor, ora grande Sor. Sor figlio di papà. Papà fare uovo. Sor esce da uovo. Un uovo? Questa faccenda è così assurda che non so neanche da dove cominciare. Sor non dice bugie. Sor fa vedere uovo a voi. Cioè, Sor vuole che voi vedere uovo. Ma papà ha pestato e uovo fatto crack. Mi dispiace. Vabbè, può succedere. Allora... Ma è un problema, Sor vuole che vuoi dire da dove vuoi venire. Da dietro grande montagna? Voi nascosti dietro montagna tanti anni? Beh, è un po' difficile da spiegare, ma posso dirti perché siamo qui. Siamo alla ricerca di alcuni dinosauri speciali. Sì, stiamo cercando un dinosauro ancora più forte di un Tyrannosaurus Rex. Magari tu puoi aiutarci, Sor? Tyrannosaurus Rex. Arya, non dimenticarti che Tyrannosaurus Rex è un nome scientifico. Sor non può conoscerlo. Tirannosauro. Ah, Tirannosauro, sì, Sor conosci Tirannosauro, bene. Ehi, ma allora lo sai, Tirannosauro no forte. Papà tanto più forte di Tirannosauro, pum, blam. Sor e papà allenare tutti i giorni, Sor forte come papà forte. È bellissima sta cosa. Non abbiamo alcun dubbio, Sor, ma esistono altri dinosauri più forti di un T-Rex? Forse Boss. Boss proprio forte. Boss vivere in grande caverna in valle di animali. Tutti i dinosauri chiamare lei Boss. Boss più grande di tutti. Potrebbe essere Boss il dinosauro che cerchiamo, Arion? Sembra proprio che la sua aura sia perfetta per il Miximax. Credo anch'io. Sor, potresti farci conoscere Boss? Oh, Sor fa conoscere voi. Sor vuole fare conoscere voi, ma Sor ha mangiato troppo. Ora tanto sonno. Caspita, si è addormentato in un secondo. Dorme come un sasso. Credo che dovremmo rimandare l'incontro con Boss a domani. Sembra di sì. Beh, sarebbe meglio trovare un posto dove accamparci qua fuori. Fate come lui, si è addormentato lì all'aperto. Starà dicendo che si prenderà cura di noi? Sì! Sembra quel meme dell'uccello che prende aria e poi urla. Ah, ma sembra un invito. Beh, meglio qui che all'aperto. Fantastico, siamo in un campeggio con un vero dinosauro. Beh, almeno c'è qualcuno che si sta divertendo un mondo. Comunque, io mi metto a dormire. Buonanotte. Bene, direi che allora possiamo anche fermarci qui, no? Come prima parte.
Wonderbot, secondo te come ha fatto Sora a finire qui? Proprio non ne ho idea. Non è possibile che gli umani esistessero già. Eppure deve aver imparato a parlare da qualcuno. Pensi che l'Eldorado ci stia tendendo una trappola? Ed è tutto plausibile, Faye. Forse dovrei inviare un rapporto su Sora a Professor Cryptix. Magari potrebbe scoprire qualcosa. Ok. A me però sembra un bravo ragazzo. Non credo che stia facendo il doppio gioco. Oh sì. Chissà. Avviate immediatamente un'indagine sul perché ci siano degli umani nel periodo Cretaceo. Sarà fatto. Finito. Ah, perfetto. Il mattino seguente Andrew Link si ferma, se permettete. Arriva nella valle degli animali confermato. La missione sarà completata conformemente al piano 14. Non era 13? Era il piano 13 se non sbaglio. Quindi Sor, che facciamo oggi? Vuoi svegliare? Andare a incontrare il boss? Sor, la valle degli animali è quel posto oltre il dirupo che abbiamo visto ieri? Come faremo ad attraversarlo? GP avere buona memoria. Valle degli animali essere posto pauroso e pericoloso. Vuoi stare attenti? JP, non GP! E poi non hai risposto alla mia domanda! Non credo che possa sentirti, JP. È già a metà della discesa. Non ci resta che seguirlo e pensare a cosa fare quando saremo arrivati. Ok, vai al dirupo della grande pianura, ma nel prossimo episodio, Kuj! Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven Go Chronostones che termina qui. Come sempre vi ricordo inoltre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!